In questo territorio poi c'è questa proposta del biodigestore, questo impianto nuovo. Il Comune di Napoli ha fatto un bando per affidare la progettazione in gennaio. Ma i soldi sono stati, si può leggere il bando, ma se viene fatto il bando, già è stato deciso che si può fare. Diciamo come sanno le cose, perché io non vado a spendere 900.000 euro per fare un progetto, poi si dice no, guarda che lì non si può fare. Cioè io devo avere la certezza prima, ma chi l'ha detto? Dov'è questa certezza nel sito inquinato? Chi ha detto che si può realizzare questo tipo di impianto in un sito che è già inquinato? Cioè io vorrei capire, cioè Comune ha fatto il bando, quindi è sicuro che la si può realizzare. E non perché si viene a dire no, poi si vedrà cosa. Dopo che sono spesi centinaia di milioni di euro per il bando. Quindi dicevo, fermi tutti, cerchiamo di capire come stanno le cose, perché se il sito è inquinato dobbiamo prima procedere a un risanamento, oppure se io metto l'impianto, questo impianto non deve aumentare di una virgola l'inquinamento che già c'è. Perché se aumenta di una virgola l'inquinamento, allora io aggiungo altro guaio dove già è un problema. Quindi una riflessione sicuramente va fatta. Non è la stessa cosa, l'impianto aerobico e l'impianto di digestione anaerobica non è la stessa cosa, perché sono sottoposti a due processi completamente diversi. Il compostaggio aerobico prevede che appunto con l'aria il residuo da raccolta differenziata, l'umido, l'RSU, quindi soltanto gli scarti di cucina e di sfalciatura dei parchi, venga rivoltato in maniera naturale in un tempo che è dato proprio da questo processo, diventi compost. La cosa che avviene molto spesso è che venga insuffato d'aria calda in modo da accelerare il processo, e poi ci possono essere dei meccanismi anche non per forza manuali, dipende dalle dimensioni, meccanismi che rivoltano questo residuo umido fino a che non diventi poi compost. Mentre il biodigestore ha una finalità che è diversa da quella di realizzare un emendante, no? Perché il compost è un ottimo emendante che ci serve per le bonifiche, per un'agricoltura che tenda a sottrarsi anche agli emendanti chimici e quindi un'agricoltura meno impattante, perché l'impatto dell'agricoltura è molto pesante sull'ambiente, e contro anche la desertificazione dei nostri terreni. Quindi è un prodotto ricco, molto ricco di sostanze nutritive, che per noi è molto importante, è oro, non è la monnezza, cioè quella è una parte della monnezza che, se trattata bene, diventa effettivamente oro per i nostri territori. E infatti nel nostro programma c'è un'incentivazione per la produzione del compost, perché adesso non c'è un mercato in maniera incredibile. Perché non c'è un mercato, visto che è una cosa che ci serve tanto? Perché non è incentivato, perché non c'è nella cultura, perché si fa un grandissimo uso di emendanti chimici, di pesticidi, cioè non abbiamo una cultura per la cura del nostro territorio, del nostro terreno. E poi perché non si fanno le bonifiche, quindi servirebbe il compost anche per le bonifiche, quindi incentivarlo. Invece nel biodigestore è incentivata la produzione di gas. Cosa avviene? Che da questo residuo, con la mancanza di ossigeno, si produce innanzitutto gas, un percolato che comunque deve essere eliminato, e poi un residuo, un cosiddetto digestato, che deve essere compostato, ossia deve essere purificato di una serie di elementi che in quella fase anaerobica si vengono a creare, che sono anche molto pericolosi invece per il nostro terreno e sono costosi da andare a processare. Ma il fine, l'importante è il fine, perché se io devo fare un buon compost da una gestione aerobica,
Io che sono il gestore sono molto attento a cosa mi porti all'ingresso, perché io devo fare un compost di qualità che appunto deve trovare un mercato, deve essere bollinato con un bollino verde dal comune, dall'ARPA, che devo avere un incentivo, quindi io compro la roba, la guardo e dico no figlio mio, te la riporti a casa tua perché questa è sporca. Se il mio fine è quella di creare biogas, che è estremamente incentivato, in questa legislatura ha trovato tante di quelle strade per aumentare l'incentivazione, perché tenete conto che in Italia attualmente gli impianti di biodigestione rispetto agli impianti di compostaggio sono molto meno, cioè abbiamo molti più impianti di aerobici che anaerobici. C'è proprio un'intenzione di invertire il trend, no? Cioè di sostituire a tutti questi impianti quelli di biodigestione. Allora hanno messo gli incentivi sulla produzione di gas, quindi il mio fine è quello di creare il biogas, mi interessa quello che entra fino a un certo punto. Prova provata è che l'impianto di De Luca a Salerno è stato sequestrato dalla magistratura, perché quello che arrivava non era da raccolta un umido da raccolta differenziata, era in pratica proprio per il codice CER l'indifferenziato. Quindi alla fine si produceva gas, si aveva l'incentivo, perché è la produzione di gas che mi dà l'incentivo dal GSE, poi avevano questi signori uno scarto enorme sia per quanto riguarda il percolato sia per quanto riguarda il rifiuto, che non andavano più a biodigestare perché non era conveniente, quindi un accumulo di un rifiuto che doveva essere portato in discarica. Quindi voglio dire, è ben diverso. Poi, come mi dice giustamente il mio collega Zolezzi, non dobbiamo dimenticare anche le emissioni, perché continuano a essere nella biodigestione, ci continuano a essere una serie di emissioni dell'aria che lui dice è monnezza, cioè è proprio roba sporca. Sicuramente non è da questo punto di vista un grandissimo impatto, ma come dire, in tutto quello che ti ho raccontato è sicuramente una cosa di cui bisogna tener conto. Per quanto riguarda le bonifiche di Napoli Est, è un SIN, però comunque la gestione di questo SIN è demandata al comune. Prova ne è che quando è venuto il sindaco, abbiamo chiesto di Napoli Est, ci ha detto, appunto in bicamerale il sindaco in audizione, ci ha detto abbiamo realizzato molti decreti attuativi, che comunque è un passo, però è sempre un passo della burocrazia, perché di fatti concreti non avviene niente, e anche lì non si parla di bonifica, si parla di messa in sicurezza. Il dato è molto grave, sono state costruite su progettazione, sono state quindi date le licenze, una serie anche di attrezzature per l'università, degli alloggi e delle situazioni anche sottoquotate, veramente fuori norma. Tra l'altro questa bonifica, chiamiamola così, di Napoli Est è collegata al porto, perché se non si sposta quella famosa Darsena Petroli, noi non possiamo valutare effettivamente che a Napoli Est ci sarà una bonifica, perché resta collegata con l'interesse del porto. Quindi se del Rio Spirito, non ricordo più, mi manca Petrucci, tutto su questo Spirito, se Spirito dice che adesso è a capo insomma del porto, ci viene a dire che spostare l'approdo dei petroli è una ozioso. Sciocchezza, è ozioso, un pensiero ozioso, e lo mette nero su bianco, significa che questa cosa non si farà, e se non si farà questo non verrà bonificata la polietta, perché servono i depositi, servono, e quindi la situazione è sempre la stessa.